Perché comunque c'è stato veramente giorni in cui io non c'ero. Io per 3 giorni in coma non esistevo più, quindi io quando ho riaperto gli occhi ho riniziato a vivere, sono rinato. Rinascere è un titolo che racchiude tutto, no? Racchiude il sapere rialzarsi da una situazione disagiata come la mia e uscirne fuori col sorriso, quindi questo per me è rinascere. Abbiamo sentito qualche giorno fa che c'è anche una speranza per te, una speranza importante di vederti a tornare a camminare sulle tue gambe, ce ne puoi parlare? Sì, è una speranza che comunque nessuno sa dove porta, come e cosa comporta, però che intanto c'è e quindi la sfrutterò fino in fondo, continuando a fare quello che faccio, quindi fisioterapia, allenandomi e facendomi un mazzo grande come una casa come ho sempre fatto, quindi solo così lo scopriremo. Ecco, ma cosa è cambiato nel concreto? Cioè, di cosa si sono accorti i medici? Ma i medici non si sono accorti di niente, mi sono accorto io, volendo io andare a fare un'altra risonanza magnetica che ha un campo più alto per vedere meglio il mio midollo, che evidentemente non si sa quanto, ovviamente non si sa quali assolutamente, però che forse qualcosa passa ancora, qualcosa è rimasto, qualcosa di minuscolo, di piccolo, e noi a questo ci appendiamo e andiamo avanti con grande forza. Il maggior tempo per pensare ce l'ho avuto nel letto dell'ospedale, no? Dove sono stato ricoverato 2 settimane, e lì da solo pensavo: no, non è possibile, cioè qua devo rinascere, devo rimettermi a posto subito, non devo perdere tempo. È successo bene, deve finire in un modo tanto migliore, non può fermarsi qua. Però devo dire che quello che mi è successo mi ha aiutato a trovare il vero me, no? La mia vera identità, che era forse quella che cercavo da un po' di tempo. Non pensi mai alle 2 persone, no? Che ti hanno messo in questa condizione? Devo dirti la verità, non ci penso, perché ho tantissime altre cose a cui pensare, che sono molto più belle e mi occupano molto più tempo, e quindi pensarli non mi cambia assolutamente niente. Ho dedicato solo una frase a loro, no? Nel momento in cui dico che non sono io ad aver sbagliato posto, al momento sbagliato, la persona sbagliata, non esiste tutto questo, sono semplicemente loro che hanno sbagliato vita, tutto qua. Cosa pensi di tutti questi casi di criminalità che si stanno succedendo qui a Roma? Sicuramente forse esistevano pure prima, ed è da quando è successo a me che ci do più attenzione, quindi non saprei dirti bene, secondo me, se sono aumentati o diminuiti, però il problema non sta, appunto, come dicevo prima, nelle armi, che comunque da sole non sparano, ma sta nelle mani di chi le ha, no? E quindi bisognerebbe fare qualcosa per cercare almeno di toglierle a questi criminali che ne fanno un uso veramente inappropriato.